Io ho, su un'altra puntata ho parlato dell'alcalinità dell'acqua del rubinetto. Allora voglio approfondire un pochettino questo argomento su quello che sia l'acqua del rubinetto, e questo non solo per l'Italia, questo vale per in giro tutto il mondo. Allora, l'acqua del rubinetto, 90% delle acque del rubinetto non trattati, diciamo non filtrati, sono veramente alcalini. L'acqua può anche arrivare a volte oltre un 8,9 di alcalinità. Questo è veramente alto, al di là del cloro minerale, del contenuto cloro minerale o anche chimiche che sono all'interno di tanti sistemi, no? Di tante città. Questi elementi sono veramente l'inimico del servizio tecnico. Il servizio tecnico di decolorazioni, pigmentazioni, hanno bisogno di un'acqua molto più neutra, molto molto più bassa di alcalinità. Perché quando lavi il cappello e usi già un shampoo di una alcalinità 5,5 o 7,5 dopo colorazione o decolorazione in combinazione con un'acqua altamente minerale, altamente con livelli di cloro altissimo, livello di minerale e di pH alta, stai già eliminando con un shampoo di alcalina, acqua alcalina, acqua con il cloro dentro, e soprattutto anche del shampoo con molto schiuma, che fa molto schiuma, elimini già il giorno del servizio stesso oltre 30% delle pigmentazioni che hai messo all'interno di quello stelo del capello stesso. 30% elimino tantissimo il colore di deposito, anche superficiale, appena appena sotto cuticola, perché già entri con un'alcalinità alta. Per cui è importante, se volete fare un salto di livello anche come salone, e anche per salvaguardare i servizi realizzati il giorno stesso all'interno del salone, fate il test, sai? Fate i test sul colore, la qualità, sull'acqua, la qualità dell'acqua che usate dal rubinetto all'interno del salone. Non è difficile ottenere di test per l'acqua, per vedere l'alcalinità, per vedere i minerali che ci sono presenti, il livello di cloro, eccetera, perché magari vale la pena di investire in un sistema di filtrazioni per l'acqua nel salone, specialmente di livello professionale alto.